Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di referendum perché il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi ha preso parte questa mattina all'incontro Le ragioni del sì che si è tenuto a Mociano Sant'Angelo. Elisa Leuzzo. Questa riforma è una riforma autoritaria che aumenta i poteri del governo, che rende il presidente del Consiglio il capo assoluto del paese. Allora anche lì abbiamo detto, beh, leggiamolo allora questa legge costituzionale, vediamo, e ci rendiamo conto che non è vero, che non c'è nemmeno una parte che cambia i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo. Magari qualcuno dice purtroppo, perché magari qualcuno avrebbe voluto invece che ci fossero anche quelle modifiche, ma non ci sono in questa riforma costituzionale. Parte dall'Abruzzo l'impegno diretto di Scelta Civica e della Rete dei Cittadini per l'Italia a sostegno dei comitati Liberi Sì, presieduti a livello nazionale dal presidente Marcello Pera, una piattaforma che vuole contribuire non solo alla vittoria del Sì al referendum del prossimo 4 dicembre, ma che vuole essere il punto di partenza anche per la riaggregazione politica dell'area moderata e liberale. All'incontro, svoltosi a Mociano Sant'Angelo, il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, il senatore Marcello Pera, presidente del Comitato Nazionale per il Referendum Costituzionale Liberi Sì, ed Enrico Zanetti, vice ministro all'economia e segretario nazionale di Scelta Civica. Incontro voluto dal capogruppo alla Camera dei Deputati, Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia, Giulio Cesare Sottanelli. Noi crediamo che l'Italia ha bisogno di una grande azione di rinnovamento, di snellimento per renderla competitiva le nostre istituzioni a livello mondiale. Oggi non è così, il bicameralismo paritario l'abbiamo solo noi in Italia, non è in nessun'altra parte del mondo, e quindi riteniamo che la nuova classe dirigente nazionale, a partire da Renzi e tutti quanti noi che per la prima volta siamo entrati in Parlamento, vogliamo definitivamente rottamare D'Alema e Brunetta e vogliamo gli altri giovani senza reddito prima di entrare in politica, e quindi Salvini, Di Maio e Di Battista, che non hanno mai lavorato nella loro vita, ovviamente hanno cavalcato le sabbie mobili delle istituzioni italiane negli ultimi 20 anni, cercando con il populismo di carpire la buona fede di tante persone che stanno in difficoltà, e quindi grazie a questo sistema sono entrati in Parlamento. Quindi loro vogliono continuare che lo Stato italiano sia organizzato in questo modo, perché grazie a questo loro oggi sono in Parlamento. Noi invece vogliamo bene all'Italia e agli italiani, per cui diciamo che bisogna innovare, rinnovare, snellire, rendere più efficiente lo Stato italiano, e la riforma costituzionale è la madre di tutte le riforme. E sulle ragioni del no, la nostra Elisa Leuzzo ha ascoltato l'onorevole Serafino Pulcini, ex deputato dei Progressisti Italiani. Onorevole Pulcini, oggi il ministro Boschi è dalle nostre parti per le ragioni del sì al referendum del prossimo 4 dicembre. Lei, che è stato un uomo delle nostre istituzioni, cosa ne pensa del referendum e quali sono le motivazioni? Io voto no, e quindi mi esprimo immediatamente. Questi che sostengono il sì e che rappresentano soprattutto le istituzioni governative, a parte Marcello Pera, io li definisco tutti quanti incompetenti dal punto di vista costituzionale, in malafede, perché queste riforme non porteranno nessun beneficio al popolo italiano. Queste riforme porteranno solo beneficio alle lobby della grande finanza e praticamente ai proprietari della Banca Centrale BCE e della Banca d'Italia, i quali attraverso il sistema bancario hanno fatto pressioni oramai credo da 20-30 anni affinché in Italia si modificano le norme costituzionali. Io voterò no, con la speranza che vinca il no, perché altrimenti si determina attraverso il referendum una spaccatura del popolo italiano sulle regole che riguardano tutti i cittadini. L'Assemblea Costituente del 48 si preoccupò molto di questo, tanto che tutti gli articoli della Costituzione vennero
approvati con maggioranze molto ampie, pur se la Costituente era formata da uomini appartenenti a schieramenti opposti dal punto di vista del pensiero politico. Quindi andare a votare sì o no in questo punto è importantissimo per me votare no, perché comunque le cose rimarranno come sono. In quanto non abbiamo bisogno di queste riforme, noi tutt'al più avremmo bisogno di una riforma della Costituzione che ridia al popolo italiano la sovranità monetaria. E ora parliamo di acqua e di ACA in particolare, perché questa mattina a Pescara si è tenuta l'assemblea dei sindaci per l'elezione del nuovo CDA. Presidente è Luca Toro. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Luca Toro è il nuovo presidente dell'azienda comprensoriale acquedottistica ACA. Accanto a lui due consiglieri, Mirko Velluto e Giovanna Brandelli, eletti con 37 voti. Nella mattinata dedicata all'assemblea dei sindaci si sono incontrati dissapori tra chi sosteneva una governance a tre, puntando sul ripristino del CDA, e chi invece sosteneva l'esigenza di rinominare un amministratore unico, come era successo con l'ultima nomina portata a termine un mese fa da Vincenzo Di Baldassarre. Gli scontri più accesi hanno visto protagonisti il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e quello della vicina Francavilla, Antonio Luciani. Vi è una legge, la Madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico. Sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Ci sono visioni diverse, ci sono tentativi fatti dalla politica di aprire un fronte piuttosto che un altro. In verità a me della politica mi interessa veramente poco. Un CDA di tre persone che però prenderanno un compenso, tutte e tre sommate, equivalente a quello che prendeva prima l'amministratore unico, quindi senza, con invarianza di spesa, senza un centesimo in più, ma tre persone volenterose che vogliono lavorare per il territorio, non collegate in alcun modo alla politica, ma anzi prese dalla società civile. Parliamo ora di politica, restiamo a Pescara perché è ufficiale la nuova giunta di Marco Alessandrini e sono state redistribuite le deleghe a vecchi e nuovi assessori. Rimpasto di giunte e rimpasto di deleghe, ieri si è conclusa l'ufficializzazione di tutte le cariche con le relative competenze. Enzo Del Vecchio resta come vice sindaco nonostante i rumors lo vedessero messo in discussione e i tre nuovi ingressi causano uno scorporamento delle vecchie deleghe. Il professor Civitarese Matteucci e l'architetto Scotolati dividono fra loro programmazione e gestione del territorio, che significa, diciamo, urbanistica e mobilità all'uno, edilizia SUAP e ambiente all'altra. Antonella Allegrino, anch'essa nuova assessore, si occuperà di politiche sociali a 360 gradi. Per quanto riguarda invece gli altri, il bilancio passa nelle competenze di Diodati, che mantiene lo sport. Conferme per gli altri con questa piccola, diciamo, aggiunta in capo a Giacomo Cuzzi, che si occuperà anche di pubblica istruzione. A tutti chiediamo naturalmente un rinnovato e concorde sforzo con la necessità di rendere visibile e percepibile questo cambiamento che abbiamo attuato. Da adesso in poi quali saranno le priorità per il Comune? Ma le priorità sono tante e diciamo innanzitutto alcune che riguardano la qualità dell'aria, dell'ambiente e dell'acqua. Quello che è accaduto quest'anno, ma non solo, da un po' di anni, e cioè sulla perdita della qualità delle acque di balneazione. Poi ci sono questioni urbanistiche sicuramente in primo piano per la riqualificazione di alcune aree dismesse, non solo quelle centrali della città ma anche quelle periferiche. E poi edilizia, il verde, il decoro urbano. Certo, abbiamo lavorato in questi anni in maniera, come dire, col freno ridotto, ma non per incapacità della Giunta, ma per impossibilità di esercitare il nostro ruolo, stante una ristrettezza di risorse finanziarie dovuto al fatto che il Comune di Pescara, non dobbiamo dimenticarlo, è un comune in predissesto. Cambiamo pagina, ci spostiamo a Giulianova, dove questa mattina si è tenuto un convegno promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo, dalla Polizia di Stato e dall'amministrazione comunale, oggetto della tavola rotonda, il cybercrime. Ho voluto questo convegno perché il tema degli attacchi attraverso la rete informatica
quindi il crimine informatico è un fenomeno in espansione preoccupantissima. Un dato può essere illuminante: negli ultimi 4 anni i reati attraverso la rete informatica sono cresciuti dal 3,2 al 14%. Non è solo un attacco alle aziende che stanno patendo danni enormi fino alla chiusura a causa di questi attacchi informatici, ma alla persona, pedopornografia, reti oscure nelle quali navigano e operano soggetti malavitosi che interloquiscono solo fra di loro. Sono fenomeni inquietanti che abbisognano un'attenzione particolare, a partire dal legislatore nazionale, che deve attivarsi per studiare atti e leggi che frenino questo fenomeno. Io ho indicato un'esperienza che già è stata portata avanti dal 2014 in avanti dallo Stato di Israele, che per ragioni contingenti dovute alla sua situazione geopolitica si è messa in moto, e che con un gioco di squadra che auspico venga fatto, lo auspico fortemente anche dall'Italia, è riuscita a contenere i reati informatici al di sotto dell'1%. Questo servizio ci introduce alla pagina della cronaca. Si trova ricoverata in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati dell'ospedale civico di Palermo una donna abruzzese di 66 anni, ustionata per la fuoriuscita di gas da una bombola. L'episodio è accaduto ieri sera in un appartamento di Vico Gioberti, nel centro di Avola, in provincia di Siracusa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Nell'appartamento risiedevano due coppie di abruzzesi in vacanza in questi giorni in Sicilia. Noi torniamo in Abruzzo. Marito e moglie, rispettivamente di 30 e 34 anni, sono stati arrestati per possesso di 550 grammi di droga, nello specifico 150 grammi di marijuana e 4 panetti di hashish. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Lanciano, coordinati dal capitano Massimo Capobianco, che hanno effettuato un blitz nell'abitazione della coppia. La maggior parte dello stupefacente era occultato nella cantina. L'indagine è diretta dal pubblico ministero Rosaria Vecchi, e lunedì il GIP Massimo Canosa terrà l'interrogatorio di garanzia. L'uomo è stato rinchiuso nel supercarcere di Lanciano, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Torniamo a Pescara. Dopo più di 30 anni ancora attendono di essere risarcite più di 20 famiglie che subirono espropri per la realizzazione dell'asse attrezzato del raccordo autostradale Chieti-Pescara. A denunciare il rimbalzo di responsabilità fra Regione e ANAS e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Sono ancora in attesa di ricevere il denaro relativo ai terreni ceduti per la realizzazione dell'odierno asse attrezzato. 20 famiglie che insieme dovrebbero percepire una somma totale di 12 milioni di euro e che oggi, dopo anni passati in tribunale, assistono ad un rimbalzo di responsabilità tra Regione e ANAS. La storia parte nel lontano 1967, quando fu costituito il consorzio industriale Chieti-Pescara, insieme alle due rispettive camere di commercio e 34 comuni del territorio. Successivamente tutto fu ceduto all'ANAS, che però nel momento del passaggio di pertinenze non prese carico delle somme da versare a quei cittadini. Un impegno poi lo prese anche l'attuale vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, che a seguito di un'interrogazione del consigliere regionale, Domenico Pettinari, prese l'impegno di portare a termine l'impresa per lo scorso mese di maggio. Oggi il Movimento 5 Stelle torna a denunciare l'immobilismo e la beffa per quelle famiglie. Intanto è una situazione veramente vergognosa. Oserei dire. Ho interessato la Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo costituì a suo tempo il consorzio industriale Val Pescara, un consorzio che praticamente sta in dissesto finanziario. La Regione Abruzzo si è spesa più volte per garantire di risolvere questo problema e quindi indennizzare anche mediante l'ANAS. Nulla di fatto. Queste persone non ce la fanno più. Sono oltre 20 famiglie che sono disposte veramente a tutto, perché la Regione Abruzzo si è impegnata, è l'unico ente in questo momento vicino ai cittadini, più vicino ai cittadini, che ha responsabilità di agire, quindi agisca in fretta. Ricordiamo anche un'intervista del presidente Alfonso, che diverso tempo fa prometteva, garantiva la risoluzione di questa vicenda. Solo promesse sulla pelle di questa povera gente.
Ora parliamo di sanità perché dopo l'approvazione nel 2014 della legge sull'uso per fini terapeutici della cannabis, l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo chiede alla giunta regionale di correggere il decreto appena emanato. La legge c'è dal 2014, l'avevo proposta io e fu approvata quasi all'unanimità dal Consiglio regionale. Abbiamo protestato in questi quasi tre anni perché la giunta regionale di Alfonso e Paolucci non dava attuazione alla legge. E ci sono stati casi eclatanti come l'arresto di Fabrizio Pellegrini che in base alla legge avrebbe avuto diritto a ricevere tra l'altro gratuitamente dalla ASL i farmaci a base di cannabinoidi. Adesso è uscito finalmente il decreto, meglio un comunicato che annuncia il decreto perché il decreto su internet non si trova, in cui però la regione limita ad alcune categorie di malati, ad alcune patologie, la possibilità di ricevere questi farmaci preparati a base di cannabinoidi. Però questa non è la legge. La legge non delega la giunta a decidere quali sono i malati e quali sono gli specialisti che possono prescrivere. La legge dice che possono prescrivere tutti gli specialisti del servizio sanitario regionale e poi i medici di base sulla base di quel piano terapeutico possono proseguire con le ricette necessarie a quel piano terapeutico. Io sono contentissimo che finalmente sarà nella terapia del dolore per tante malattie molto gravi a disposizione delle ASL abruzzesi grazie alla nostra legge la cannabis terapeutica, che è molto meno invadente di altro tipo di farmaci che oggi vengono usati e che tra l'altro sono costosissimi per la nostra sanità. Però questa discriminazione è illegittima e contraria alla legge e io invito Paolucci e D'Alfonso a correggere il decreto. E ora ci spostiamo a Penne, dove il primo cittadino rassicura studenti e familiari sul caso delle aule danneggiate. I lavori richiederanno un piccolo sacrificio, i ragazzi dovranno affrontare i turni pomeridiani per far effettuare proprio all'amministrazione comunale i lavori di ripristino nel minor tempo possibile, danni ovviamente causati dal sisma, dall'ultimo sisma del 24 agosto, ma anche da quello del 2009. Vediamo il servizio della redazione di Vestina News. Siamo appena rientrati io e l'assessore Campitelli da una visita fatta nella scuola che sta attualmente subendo dei lavori di aggiornamento e di messa in sicurezza e stiamo notando che i lavori stanno andando avanti con rapidità. Questo comporterà di dare il minor disagio agli alunni e soprattutto anche ai familiari e prevediamo quindi che il sacrificio che abbiamo chiesto di affrontare un turno pomeridiano ad alcuni studenti sarà di breve durata e quindi, ripeto, il tutto porterà, dopo questo sacrificio che noi abbiamo richiesto, sicuramente ad un ripristino della normale attività scolastica. A seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco ci siamo immediatamente adoperati tramite l'ufficio tecnico ad effettuare quei lavori necessari, indispensabili per rimettere in sicurezza quelle aule. Siamo appena appunto rientrati anche da un sopralluogo fatto insieme al sindaco per renderci conto anche personalmente che i lavori stanno andando avanti anche in modo celere. Attualmente comprendiamo il disagio per le classi che saranno costrette ad effettuare il turno scolastico in orario pomeridiano, però i lavori che stiamo effettuando e anche i test che l'ufficio tecnico ha predisposto dovranno rassicurare tutti quanti per la stabilità e la sicurezza di quelle aule. In questo momento è tutto in fase ancora di valutazione sul da farsi. Si chiama progetto Saigeway, il protocollo d'intesa che riunisce ANCI, comuni, consorzi di rifiuti, associazioni ambientaliste e consumatori in nome delle buone pratiche ambientali. La Regione Abruzzo è impegnata nel perseguire e diffondere politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche ambientali e in particolar modo all'implementazione di azioni che possano portare al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti. A dichiararlo il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega all'ambiente, Mario Mazzocca, nel corso della presentazione del progetto Cigaway per l'attuazione
violazione di tali principi, la Regione Abruzzo, con provvedimento di giunta del 16 febbraio scorso, ha approvato le linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti ed ha inserito la riduzione della produzione e della loro pericolosità fra gli obiettivi strategici da raggiungere. Il protocollo d'intesa detta le linee di un progetto sperimentale per la riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani. Il progetto CIGAWAY, che nasce da una collaborazione tra l'ANCI, comuni, consorzi intercomunali di rifiuti e loro società SPA, associazioni ambientaliste dei consumatori, operatori economici e le loro associazioni, ha il duplice scopo di mantenere l'ambiente pulito e educare i cittadini a un maggiore rispetto per l'ecosistema attraverso campagne di sensibilizzazione dei cittadini e dell'utilizzo di uno specifico contenitore. Andiamo ancora avanti, lectio magistralis del presidente dell'INPS ed economista Tito Boeri ieri all'Università di Teramo, fra i temi affrontati anche quello del futuro dei giovani nel nostro paese. Voglio guardare al futuro e alle occasioni di lavoro dei giovani, perché penso che sia molto importante in questo momento così difficile per il mercato del lavoro dei giovani condividere con loro alcune impressioni su quali sono i problemi, dove si possono trovare delle opportunità di impiego, che cosa implicano queste opportunità di impiego, e quindi cercare di dare loro qualche guida per orientarsi meglio verso il futuro. D'altra parte l'INPS guarda molto al mondo del lavoro, si pensa che l'INPS siano pensioni soltanto. Come vede questo Job Act? Diciamo che ha dato dei risultati importanti nel stabilizzare l'impiego. Noi abbiamo visto che c'è stato un forte incremento dei contratti a tempo indeterminato e questo spero, mi auguro, che porterà in futuro anche un aumento della produttività, perché quando ci sono dei posti di lavoro che vengono creati, che hanno dei contratti a tempo indeterminato, c'è un incentivo più forte sia per il lavoratore che per il datore di lavoro a investire nella formazione sul posto di lavoro. La precarietà però è ancora un problema grande? Assolutamente sì, è molto forte all'interno del nostro paese, però è anche vero che da quando è iniziato il contratto a tutele crescenti sono diminuiti altre forme contrattuali, per esempio i dati sul parasubordinato che abbiamo reso pubblici ieri dimostrano come i contratti a progetto, le collaborazioni siano diminuite fortemente, quindi probabilmente c'è stata trasformazione di queste figure contrattuali in contratti a tempo indeterminato e questo è sicuramente un fatto positivo. La riforma dell'INPS è fondamentale perché c'è bisogno di avere una macchina efficiente, uno dei cardini di quella riforma è rafforzare la nostra presenza sul territorio, darci la possibilità di rispondere ad esigenze mutevoli degli utenti. L'APE è un'operazione assolutamente nuova che pone l'INPS a dover svolgere delle funzioni che non ha mai fatto in passato e quindi le due cose devono per forza di cose andare di pari passo. Non è possibile concepire un INPS che svolge queste sue nuove funzioni senza riorganizzarsi, e quindi sono davvero molto importanti e quindi noi ci muoveremo in quella direzione. Siamo alla pagina dello sport, partiamo con il calcio per parlare del Pescara. Domani turno di riposo nel massimo campionato. Biancazzurri che proseguono però la preparazione in vista della gara di sabato prossimo alle 18 ancora allo Stadio Adriatico contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Buone notizie per Beibeck e Pepe che torneranno a lavorare con il gruppo. Terapie per Manai dopo l'infortunio rimediato nella gara con il Chievo, mentre allenamento differenziato per Fornasier e Crescenzi che però dovrebbero essere disponibili per la sfida con i Blu Cerchi. Ancora fermo Gyomber, il suo recupero, il suo rientro sui campi di gioco è ancora lontano. E intanto questo pomeriggio alle 16 al campo Mastrangelo di Montesilvano i biancazzurri giocheranno una gara amichevole con la formazione primavera guidata da mister Fabrizio Cammarata e questa sera importante appuntamento alle 19.30 in Viale Regina Margherita, due passi da Piazza Salotto, per la nuova apertura del rinnovato store ufficiale del Pescara. Per il vernissage saranno presenti il tecnico Massimo Oddo, tutti i giocatori della formazione biancazzurra, lo staff societario al gran completo e ovviamente tanti tifosi.
Lasciamo la pagina della Serie A, parliamo di Lega Pro perché nel pomeriggio alle 18.30 per l'ottava giornata del campionato e del girone B di Lega Pro scenderanno in campo al Bonolis Teramo e Padova. L'allenatore Teramano Onofri dovrebbe confermare la squadra che ha pareggiato a Bolzano con il Sud Tirol con Jefferson e Sansovini in attacco. Boulevardi e Petrella agiranno sulle fasce, Steffè e Ilari in mezzo al campo. Vediamo la presentazione della gara da parte del tecnico Teramano. L'avversario non ha bisogno di grandi presentazioni perché sapete benissimo che il Padova è una squadra costruita per vincere, una squadra importante con giocatori di categoria superiore, annovera tante presenze anche in Serie B e quindi dobbiamo fare sicuramente una partita sopra le righe per poter ottenere un risultato pieno. Dobbiamo fare una partita dove non diamo grandi palline del gioco agli avversari, perché il Padova, ripeto, ha giocatori di categoria che sanno comunque sia gestire la partita, che sanno palleggiare, che fanno del singolo una componente, ripeto, sopra alla media per quanto riguarda la categoria. Ripeto, cerco di valutare quello che vedo durante la settimana e quello che è comunque sia la sostanza. Ho già detto in precedenza che noi dobbiamo in questo momento fare punti perché la classifica comunque sia ancora deficitaria e dunque cerco di mettere in campo giocatori che mi danno grande affidabilità da tutti i punti di vista, dal punto di vista comunque sia della partecipazione, da quello della corsa, e dell'aggressività e del giocare, perché cerchiamo sempre di provare a giocare anche se in alcuni momenti ci siamo riusciti più, in alcuni momenti meno. Ci sono gli avversari, ci sono dei momenti della partita in cui gli avversari ti vengono a prendere alto e non puoi comunque sia sviluppare. Padova-Venezia possono rappresentare qualcosa di particolare nell'economia di questo campionato? Beh, sono due partite intanto con avversari sicuramente dal valore altissimo e quindi se noi riuscissimo a fare il risultato in tutte e due le gare sicuramente prenderemmo al di là dei punti in classifica ancora più forza a livello di squadra, no? Quindi noi ci proviamo, la squadra sta bene. E nella formazione bianco-scudata la principale novità sarà rappresentata dall'impiego dal primo minuto di Felipe a centrocampo. Il giocatore tornerà proprio in campo dopo un mese e mezzo di assenza per via di un infortunio. In attacco agirà il duo Altinie-Alfageme. Ascoltiamo l'allenatore del Padova Oscar Brevi che però non sarà in panchina per squalifica. È normale che ci aspettiamo insomma, dei miglioramenti un po' in tutte le situazioni. Abbiamo recuperato qualche giocatore, non completamente tutta la rosa, però come dicevo avevamo qualche problemino soprattutto per due gare ravvicinate. Invece in questo momento siamo riusciti a recuperare chi aveva qualche acciacco, quindi siamo fiduciosi. Ma credo che Felipe lo schiererò dall'inizio, poi vediamo quanta autonomia abbia, quanta durata abbia. Questo è un po' un punto di domanda perché, ripeto, tanti giorni senza allenamenti intensi con la squadra, ha fatto, chiaramente non è mai stato fermo, però ha fatto dei lavori diversi. Speriamo che in questo momento viene da un buon periodo, nel senso che ha vinto l'ultima gara in casa e ha pareggiato col Sud Tirol nella gara precedente, ha vinto in casa con le Colfano e ha pareggiato l'ultima gara col Sud Tirol, in un buon momento, è una squadra aggressiva con determinate qualità e caratteristiche e dobbiamo andare ad affrontarla meglio, insomma, con la massima attenzione, massimo rispetto con quello che abbiamo preparato durante la settimana. Lasciamo il calcio, parliamo di golf perché due grandi eventi caratterizzeranno il mese di ottobre del Miglianico Golf Club con l'Alps Tour e la Grand Finale. Tanti golfisti professionisti arriveranno in Abruzzo nelle prossime settimane. Vediamo. Allora, si raddoppia con gli eventi internazionali professionistici, non solo Alps Tour quest'anno nel mese di ottobre ma anche Grand Finale. Sì, l'avevamo detto, comunque c'era una sorpresa, la sorpresa comunque è arrivata perché comunque ci hanno assegnato il Grand Final, questo per premiarci dell'impegno che abbiamo avuto,
che abbiamo dimostrato comunque in questi due anni. Per me è una grande soddisfazione, una soddisfazione naturalmente per il gran lavoro che ha fatto tutto lo staff, il circolo, i soci, quindi diciamo che un plauso va a tutti. Grande sforzo anche organizzativo, perché arriveranno da tutte le parti d'Europa i migliori golfisti del continente. Sì, un grande sforzo organizzativo, però comunque abbiamo oramai, siamo diventati esperti, quindi diciamo che in questi due anni siamo riusciti ad avere la capacità di portare avanti questo importante evento. Facciamo il Grand Final, sicuramente impegnativo da tutti i punti di vista, anche economici, ma qui devo dire che devo ringraziare in maniera particolare anche la Regione Abruzzo, che comunque ci sostiene anche da questo punto di vista, e quindi siamo pronti. Quando ti dicono Miglianico Golf Club esempio di gestione virtuosa nel mondo del golf, e questo te lo dice il presidente federale Chimenti, come è stato? Come ti senti? Ah, io mi sento veramente contento, soddisfatto, perché comunque è un ringraziamento a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. L'abbiamo fatto con molta attenzione, ma più che altro perché comunque amiamo questo tipo di attività, amiamo il territorio, amiamo la Regione Abruzzo, e vogliamo in un certo qual senso, attraverso il nostro campo, far conoscere quello che è il nostro territorio un po' a livello nazionale e a livello europeo. Da questo punto di vista la federazione ci ha appoggiato, devo dire anche con grande fermezza, quindi comunque ci è vicino, ci è a fianco, e quindi adesso siamo pronti anche per andare avanti, per avere anche, lavorare anche su degli obiettivi ancora più importanti. Ed è davvero tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo, dopo la sigla, il meteo e i prossimi appuntamenti con il nostro telegiornale, come sempre alle 19 e alle 23. Grazie e buon proseguimento di giornata.